Ticcia, consigliere Fassina, consigliere Figliomeni. Allora, prego, consigliere Seccia, poi il consigliere Fassina, poi il consigliere Figliomeni. Grazie Presidente. Il consigliere Ghera parla di inutilità della commissione d'indagine sui piani di zona. Qui stiamo parlando di violazione di legge, violazione dei diritti umani, se vogliamo, perché si sta parlando delle abitazioni dei cittadini, quindi io non penso che sia una commissione inutile. Vero che ricade, mi scusi, vero che ricade all'interno della commissione urbanistica, ma come lei ben sa, non so se è componente della commissione urbanistica, ha molti altri argomenti da affrontare che rimarrebbero indietro se non si istituisse una commissione di questo tipo. Il messaggio che sembra che passi, per la mia, diciamo, opinione personale, è che ci sia un po' di timore per la natura di questa commissione che è d'indagine. Poi, insomma, ognuno si fa il suo ragionamento. Un'altra cosa che è stata detta è l'insensatezza di commissioni speciali, di istituzioni di commissioni speciali. Se non erro, nella scorsa consigliatura sono state istituite più di 10 commissioni speciali, quindi se parliamo di spreco di denaro pubblico, di sicuro non è il nostro caso. Per quanto riguarda l'aggravio dei costi anche per l'amministrazione, vorrei ricordare tutti i numerosi consigli speciali che sono stati richiesti dalle opposizioni, anche su argomenti che potevano essere trattati tranquillamente in un consiglio ordinario, come ad esempio le Olimpiadi, e quindi io non credo proprio che questa amministrazione stia cercando di sprecare soldi, anzi, utilizziamo questi soldi, quel poco che rimane, per istituire delle commissioni che siano utili, almeno alla cittadinanza, senza considerare poi che è una commissione che dura 18 mesi, quindi comunque il costo sarebbe ridotto e relativo. Grazie.